Benvenuti alla puntata numero 24 di Osservatorio Sportivo. Questa sera, altra puntata importante con tanti ospiti che si alterneranno nel nostro parterre, perché siamo a fine stagione e chiaramente ci sono diverse società che festeggiano, e ha ragione tra l'altro, per la promozione, per il risultato straordinario ottenuto. Altri invece devono ancora aspettare, ma è stato un fine settimana, soprattutto per la città di Terni, davvero eccezionale, cominciato con la proclamazione di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, poi l'Acragas che ha battuto nel calcio in eccellenza l'Enna nel big match tra le due prime della classe, un Acragas che ha vinto con il risultato striminzito di 1-0, ma meritatissimo, e adesso i punti di vantaggio sull'Enna sono 3 con 2 giornate dalla fine. All'Acragas per la matematica promozione mancano 4 punti. Ne parleremo anche della Fortitudo che dopo qualche mese di troppo, dopo 5 mesi, è andata finalmente a vincere in trasferta e nella giornata importante, visto che ieri si è inaugurato il girone bianco, una vittoria importante, dicevamo, sul parquet di Chiusi nelle Marche. Ne parleremo col direttore sportivo Christian Maier tra poco. Ma intanto ci presento naturalmente gli ospiti, ma saluto i miei compagni di Ventura, Rino Pitanza. Ciao Rino, so Ciao, che ieri hai buonasera. assistito alla partita proprio Sì, dell'Acragas. insieme a Marta eravamo là. E poi abbiamo Marta Passarello che è all'interno dell'Acragas. Ciao Gaetano. Immagino l'euforia ieri Sono anche senza contagiosa, voce, sì. scene che non si vedevano da un po' di tempo Esatto. allo stadio Esseneto. E ancora il bello, speriamo, è da venire tra 2 settimane. E la prima società che vogliamo festeggiare è una società che ha dimostrato di essere ben strutturata, ben attrezzata e che ha ottenuto il salto in prima categoria, un obiettivo che si erano prefissati i dirigenti proprio a inizio di stagione e obiettivo mantenuto anche alla memoria di un personaggio, un grande personaggio, un mio carissimo amico, tra l'altro, Tonino Butera, che ci ha lasciato prematuramente. Tonino Butera che si è battuto tantissimo per la riapertura dello stadio di Aragona e ieri, da lassù, sono certo che lui ha gioito. Ne parleremo col presidente dell'Aragona Calcio, Luigi Monreale, Buonasera a grazie lei e ai suoi e auguri per telespettatori. questa promozione, con il Grazie team manager Angelo Buscaglia. mille. Questa è Buonasera. la maglia che è stata, pensata, io so di che è stata pensata da Raimondo Collura che vi ha seguito un po' tutta la stagione, ma comunque questa è la maglia che ha festeggiato proprio la promozione dell'Aragona. Scusate la fretta, la prima categoria ci aspetta, diciamo anche uno slogan abbastanza carino. La Presidente, missione compiuta dopo un anno chiaramente di tanti sacrifici. Sì, siamo riusciti a vincere quest'altro campionato, il secondo di fila che vinciamo, un anno sicuramente di tanti sacrifici, tanto impegno, però ecco, non sono mancate le soddisfazioni. Siamo molto contenti soprattutto per il pieno coinvolgimento della città di Aragona, che devo dire ci ha seguito in massa e di questo ne siamo veramente parecchio orgogliosi. Quindi è la vittoria della città di Aragona e speriamo di poter continuare a regalare tante soddisfazioni al nostro meraviglioso pubblico. Io nel annunciarvi ho detto che la vostra è una società giovane, però una società ben strutturata, no? Sì, diciamo che da subito abbiamo cercato di dare un'impronta nuova alla nostra società. Io, come dico sempre ai miei collaboratori, per me la società deve essere un'azienda. Quindi va gestita come si gestiscono le aziende, quindi con costi e ricavi, anche perché oggi non sono più i tempi dei presidenti mecenati, insomma, per cui se vogliamo dare seguito al futuro della nostra società, dobbiamo gestirla, continuare a gestirla in questo modo. Ma in tutta questa vicenda, quanto le attività produttive locali vi hanno aiutato? Ma devo dire, guardi, tantissime. Noi tenga conto che quest'anno abbiamo più di 50 partner commerciali che hanno deciso di collaborare con noi. Per
Per cui io di questo li ringrazio, perché senza il loro apporto tutto quello che abbiamo fatto non avremmo potuto. E devo dirle che continuamente mi arrivano messaggi, telefonate di persone che si vogliono avvicinare alla nostra splendida realtà, e questo ci inorgoglisce, perché evidentemente vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. Angelo Buscaglia, qual è stato il primo pensiero che avete avuto dopo aver avuto la certezza matematica della promozione? Diciamo che è stato più che altro un bel respiro leggero prima, perché è stato un campionato difficile. Sembra facile giocare un campionato di seconda categoria, anche quello di terza è stato facile, sembrava sulla carta, ma abbiamo degli avversari ostici in cui ci hanno messo veramente alle corde. Poi si sa, quando affronti una piazza come Aragona dai sempre il massimo. È stata una bella soddisfazione vincere. Con un turno due turni di anticipo, farlo in questo modo, con, permettimi, 65 gol fatti, 8 subiti e solo una sconfitta, è una grande soddisfazione. Mi sembra che gli 8 gol subiti siano uguali a quelli dell'Acragas in pratica, sì, no? Sì, sì, sì. Una vediamo delle, un po' i numeri di delle questa migliori, seconda categoria. Delle migliori difese, diciamo, d'Italia addirittura. Tra l'altro, nel frattempo abbiamo visto proprio le immagini della festa dell'Aragona, giustamente, infatti, dei suoi tifosi. È finito, diciamo, il campionato di seconda categoria, questo girone B, così come poi parleremo anche del girone A. Volevo evidenziare, prima di andare ad Aragona e a Serra di Falco più tardi, il colpo di coda dell'Acquaviva, che battendo 2-0 con la Virtus Favara ha conquistato la permanenza in seconda categoria, a discapito di un'altra Nissena che riposava ed era il Marianopoli. Quindi c'era una sola retrocessione, non ci sono play-out, quindi il Marianopoli lascia la seconda categoria, mentre Acquaviva e tutto il resto si salvano. È un girone, abbiamo detto già domenica scorsa, un po' strano, perché oltre alla vittoria da primo posto dell'Aragona c'è stata pure la vittoria, diciamo la promozione del Serra di Falco, ne parleremo più tardi con gli ospiti, perché solo quest'anno è entrata in vigore, diciamo, questa norma che la seconda classificata, se ha più di 10 punti dalla terza, non c'è bisogno di fare play-off, e quindi anche il Serra di Falco renderemo onore e merito più tardi. Come numeri, diceva già il team manager che l'Aragona ha avuto il miglior attacco con 65 gol e la migliore difesa con solo 8 gol, e in 22 partite, significa un gol quasi ogni 3 partite, quindi non frutto di una buona intelaiatura che mister Bernardo già ha consolidato rispetto anche all'anno scorso. Il Serra di Falco termina a 5 punti dalla vetta, anche il Serra di Falco che ha un record, però l'ha avuto, delle vittorie interne. Ecco, questo ve lo siete lasciati sfuggire, però... Il Serra di Falco, diciamo, ha fatto un campionato straordinario, perché addirittura il girone di ritorno vedevo ha fatto più punti dell'Aragona, che credo loro hanno fatto 31 punti, noi 28. Probabilmente l'Aragona magari è partita un po' meglio, è stata più continua, più costante nei risultati, però onore agli amici di Serra di Falco, che hanno veramente meritati entrambi la promozione. Assolutamente, ma fine... sì, io credo, diciamo, che per le strutture societarie, gli organici, credo, insomma, che le due società abbiano ampiamente meritato il salto di categoria. E poi la terza arriva a 16 punti, quindi un motivo ci sarà, sia dalla seconda e a 21 dall'Aragona. Presidente, non è che diciamo non c'è due senza tre, però Aragona, con tutto quello che lei ha detto prima, conosco la piazza, conosco tutti voi, però Aragona in prima categoria dovrà, non dico per forza, lo metto tra virgolette, dovrà comunque ambire, almeno ambire, ancora un salto di categoria. Ma guardi, noi vogliamo un attimino rimanere con i piedi per terra, adesso ci godiamo questa meritata vittoria, ma già dalla prossima settimana inizieremo un po' a programmare la prossima stagione. È evidente che una piazza come Aragona probabilmente merita qualcosa di più, però dovremmo prima un po' organizzare il budget della prossima stagione. Abbiamo già le idee chiare sulle cose che vogliamo fare, cercheremo di costruire un roster competitivo, però dobbiamo anche capire le altre squadre come si organizzano, perché noi manchiamo da tanto tempo dalla prima categoria, quindi conosciamo poco, e quindi da capire un po'. Però le
premesse per continuare a fare bene ci sono tutte. Con i piedi per terra. Con i piedi per terra. Angelo Buscaglia, stamattina ho letto sui social un tuo ringraziamento che non è un addio. No, no, assolutamente. Un po' confermare, penso, il presidente, attualmente no. Quindi è un ringraziamento perché comunque, essendo di fuori, ho fatto un po' di promozione, parzialmente l'eccellenza, pure poi che ha dato portarmi scorsando in terza, in seconda, l'ho visto come se fosse una serie D, onestamente. Perché a livello di organizzazione Aragona fa calcio seriamente. L'abbiamo visto a livello anche di organico. Senza fare spese folli, abbiamo fatto un organico comunque competitivo e ci ha permesso di vincere il campionato. Il prossimo anno non tireremo dietro la manina, sicuramente, però ci faremo trovare pronti, sicuramente. Va bene. Allora, Marta, hai qualche domanda da fare? Volevo farvi i miei complimenti, innanzitutto. Grazie. Chissà, speriamo che l'Agragas fra 2 settimane gioisca come avete gioito voi in questo momento. Che emozione è da presidente vedere la gioia negli occhi dei tifosi che comunque fanno tanti sacrifici per seguire la squadra? Ma guarda, l'emozione è grandissima, perché io dico sempre le cose non sono mai scontate, però poi quando arrivano, vedere soprattutto ieri tutti questi i bambini delle scuole calcio che ci hanno seguito un po' per tutto l'anno, vedere la gioia di questi bambini all'interno del campo, cioè per me è stata una grandissima emozione. Addirittura a fine gara molti di questi bambini erano fuori dagli spogliatoi perché aspettavano i loro beniamini che regalassero loro la maglia piuttosto che il calzettone, e questo è qualcosa di straordinario. Ecco, regalare un sogno a tutti questi bambini che ci seguono è per noi motivo di grande soddisfazione. Solo un flash, visto che parliamo di numeri, la classifica marcatori vede un giocatore della Belsitana che non è nei primi posti, ecco, della classifica, Alessandro Agnello con 18 gol, poi c'è Carmelo Bellomo con 17 gol dell'Aragona, Filippo Alessandro con 12 gol della Barrese, un altro aragonese, Jat Abdul Karim, detto comunemente Karim. Ecco. Sì. E poi con 11 gol c'è pure Giovanni Rizzo della Serra di Falco. Va bene, allora io ringrazio questi primi ospiti, ringrazio il presidente dell'Aragona Calcio, grazie, Luigi Morreale, complimenti ancora, grazie, e per il futuro, il team manager Angelo Buscaglia. Grazie a voi. E allora continuiamo con la seconda categoria, perché la Margheritese è stata promossa dopo 27 anni, sì, in prima categoria, vittoria per 5-2 contro il Delfini Sporting Arenella con 4 reti del capocannoniere Leonardo Zinna e gol di Maiorana. Più di 300 i tifosi che hanno seguito ieri la squadra a Palermo e alla fine chiaramente hanno esultato in campo con grande entusiasmo per una vittoria che è arrivata al fotofinish, visto, sì, che il sorpasso, sì, sul Bagheria le ultime 3 giornate c'è stato appena la settimana scorsa. Poi c'è stata anche grande festa a Santa Margherita Bellice, giustamente. Noi abbiamo racchiuso tutto in questo servizio e poi parleremo prima di basket e poi torneremo con la seconda categoria. Leonardo Zinna, nominavi capocannoniere della seconda categoria Girone A con ben 31 reti. E ha fatto 4 gol soltanto ieri. Ancora auguri all'Aragona. Adesso Margheritese. Rieccoci qua, adesso come vi avevo anticipato parliamo di pallacanestro, anche perché dobbiamo andare a riposare il direttore sportivo della Fortitudo, ormai è diventato la nostra caglia quando vanno in trasferta lontano. È sempre stato uno di noi. È stato sempre uno di noi sin dal primo momento. Ciao a Christian Maier intanto. Buonasera. E complimenti, perché la Fortitudo ha cominciato questo girone bianco subito con una vittoria esterna che mancava da 5 mesi, quindi una doppia soddisfazione, Christian. No, doppia non direi, però una soddisfazione sicura. Doppia, cioè una vittoria. Nel senso che comunque avete cominciato bene il girone bianco, avete, sì, vinto, sì, di nuovo in trasferta. Sì, no, ci voleva anche per il morale, quindi speriamo ora di proseguire. Mancano 5 partite, speriamo di ottenere l'accesso ai playoff. Credo che per la piazza che sta crescendo,
Di partita in partita c'è sempre un po' più di pubblico, credo che sia importante riuscire a fare i playoff e magari, chissà, passare il primo turno, vedere. Cristian, senti, come squadra, come ti è sembrato chiusi? Perché comunque non la conoscevamo, visto che comunque era inserita in un altro girone. Ma no, sì, io l'ho seguita un po' tutto l'anno, ho avuto, secondo me, dei momenti di grossissima difficoltà. Sono partiti 0-5 all'inizio del campionato, cioè 5 partite fatte e 0 vittorie, 5 sconfitte. Hanno cambiato un po', hanno avuto qualche infortunio, però è sempre stata una squadra che ha fatto fatica a trovare ritmo, anche con noi ha fatto una grossa fatica a trovare ritmo. E invece noi, insomma, ne abbiamo approfittato. Credo che non sia una squadra in grande salute, ecco, con delle problematiche un po' tutto l'anno. Hanno raggiunto questo girone salvezza, diciamo, il girone bianco, e penso che era il loro più grosso risultato di quest'anno. Senti, in prospettiva adesso vi tocca una gara casalinga contro un'altra squadra che non conoscete, il Nardò. Sì. Pensi che l'impegno sia più complicato rispetto a... Nardò ha vinto una partita difficilissima contro Trapani, che sì, era priva di Stumbris, però Nardò era priva di 3-4 giocatori. Hanno giocato in 5, si sono messi a zona 2-3 tutta la partita e hanno fatto 100 punti. Cioè, tre giocatori hanno fatto 30 punti, quindi... È una squadra comunque pericolosa. È una squadra da affrontare con molta cautela. No, non ha niente da perdere, quindi è pericolosa. Senti, abbiamo visto ieri una Fortitudo nei primi due quarti, soprattutto, che sembrava proprio essere padrona della partita. Nel terzo quarto invece c'è stato un attimino di sbandamento, tanto che Chiusi si è portata anche a meno 4. Eh sì, è un po' la costante di tutte le nostre trasferte quest'anno, insomma. Abbiamo sempre delle difficoltà a chiudere le partite in trasferta. Questa volta credo che un po' ci ha aiutato anche Chiusi a chiudere la partita, perché eravamo un po' in difficoltà per i falli, insomma hanno cominciato anche loro a metterci un po' le mani addosso nel secondo tempo, diciamo per l'ennesima volta un arbitraggio non all'altezza, ma non parlo da parte nostra, anche da parte loro, cioè, credo che sia una tematica che va affrontata il prima possibile con la federazione, perché il livello è assolutamente inadeguato. Soprattutto quindi, perché consideriamo che è un campionato di A2, non è un campionato di questo, e questo, cioè, secondo me, dobbiamo porre comunque l'attenzione a questa cosa qua, non far finta di niente, non fare come gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia, ma portare il problema e cercare di risolverlo, non di accantonarlo e sperare, no, assolutamente, perché 8 anni, 9 anni forse che le cose non migliorano, e credo che sia il momento di metterci mano in maniera seria. Anche perché 8 anni sono già tanti. Rino. Proiettiamoci al sabato di Pasqua, si gioca alle 19 al Palamoncada, il pubblico, come diceva Cristian, aumenta, perché aumentano le possibilità, le capacità ci sono, aumentano le possibilità di andare a fare questi playoff. Una potenziale vittoria sabato, so che non guarda la classifica, va partita per partita, però proiettiamoci un po' da qui a qualche gara avanti. Dico, una potenziale vittoria, diciamo che questi playoff arrivano. No, non credo che sia questa partita che sia il punto di svolta, perché io sarei contento se vedo la squadra nelle ultime due partite fare giocare un ottimo basket e essere ancora, tra virgolette, fresca fisicamente. Allora sarei molto più ottimista per i playoff. Se vedo la squadra faticare con Nardò, faticare con cosa e vincere, sono comunque preoccupato, perché per il proseguo del campionato, compresi i playoff, può essere una cosa difficile da fare. Sono, anche potrebbe essere brutte figure, ecco. Però in casa, al Palamoncada soprattutto, la Fortitudo difficilmente sbaglia partita. Sì, sì. Questo bisogna anche ammetterlo. Ma per la legge dei grandi numeri succederà anche quello. speriamo più tardi possibile, no. Magari dopo aver preso il cuore di playoff, una cosa è perdere con Torino o Cantù, una cosa è perdere con Nardò. Sì, certo, non c'è dubbio. Questo. Marta, vuoi fare qualche cosa? E così facciamo andare a riposare Cristian. Sì, un perché? Grande in bocca al lupo, chissà, magari quest'anno rifesteggeremo sia l'Agragas che la Fortitudo per la promozione. Speriamo. No, io volevo fare una piccola dedica. Oggi c'è stata la Fortitudo Cup. Sì, infatti, stavo dicendo proprio questo. L'abbiamo seguito anche attraverso il nostro video. Credo che sia a livello scolastico uno dei più grossi eventi d'Italia, perché il palazzetto è stracolmo, c'è un grandissimo entusiasmo. Insomma, far sentire dei ragazzi, anche se molti fanno parte del nostro tesoro giovanile, ma tanti no,
e far sentire questa sensazione a questi ragazzi, come provano i giocatori di Serie A, che col palazzetto pieno, cose, c'è un'atmosfera bellissima, entusiasmante. Mi auguro che gran parte di questi ragazzi sabato vengano al palazzetto a riproporre la stessa atmosfera. E questa Fortitudo Cup è stata dedicata al piccolo Davide, sì. Davide Liccata, che ci ha lasciato in maniera un po' così sfortunata l'altra settimana, e vogliamo fare un grande abbraccio alla famiglia. Questo lo merita. Quindi sabato prossimo prima la Fortitudo e poi il Cenone. Oh no, no. Cioè, non è, non lo so io. No, per, gli... no, ma per, i tifosi, per i tifosi, per i tifosi, tra l'altro, tra l'altro mi sembra che non ci siano proprio vacanze, visto che comunque il calendario è molto fitto, si gioca già al giorno 16 dopo il sabato. Cioè, quest'anno per il primo anno che mi capita, sia da quando ero giocatore che abbiamo avuto il Natale libero. Sì, è vero, cosa che è vero. Non mi è mai successo. Un'emozione nuova. Ho giocato spesso anche il 25, il 24. Un'emozione nuova. Poi non bisogna esagerare. Natale al riposo, Pasqua al lavoro, come si suol dire. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, insomma. Comunque, per onor di cronaca, ieri ha chiuso il bisticcio di parole con 21 punti alla grande, che è stato il migliore realizzatore, 16 punti invece per Ambrosin, mentre 10 punti di Costi che era stato un po' snobbato. Ti ricordi, ti ho pure chiamato perché non figurava nel tabellino, l'hanno fatto apposta. Scherzi, questo non gli ma 15 punti anche di Francis, che mi sembra che nelle ultime partite si stia riscattando, dopo una partenza non proprio brillante, Cristian. Non è facile, un po' come una persona che va a vivere all'estero, non bastano, a volte bastano 2-3 mesi per ambientarsi, a volte ci vuole un anno. Beh, comunque mi sembra che si stia ambientando anche abbastanza bene. Ma perché noi abbiamo avuto chiaro. Qualche anno fa Dudzinski, che aveva fatto un campionato mediocre, al di sotto delle attese, è esploso poi ai playoff e ci ha portato in finale, non sa mai, speriamo. A parte che Francis non fate mancare il gelato, quindi perché... No, lui è ghiotto di gelato. No, gelato. Non Francis. Non è Francis, ma è Marfo. Camminano insieme, quindi... Non camminano insieme, no. Il gelato piace. Hanno gusti differenti. Marfo che ha chiuso con 10 punti, mentre 7 di Chiarastella e 5 di Peterson. Li ho memorizzati. Sì, più o meno, sì. Va bene, Cristian, grazie per essere venuto, anche perché so che hai fatto dei sacrifici enormi. A proposito di pallacanestro, l'Istituto Comprensivo Esteneto si è aggiudicato il terzo quadrangolare di basket Memorial Pippo Michichè, ancora una strepitosa vittoria per gli atleti dell'Istituto Esteneto. Abbiamo anche delle foto, diretto dal dirigente scolastico Francesco Catalano. La squadra di basket, allenata dai docenti Calogero Fucà e Angela Farrugia, è composta dagli alunni Angelo Bazzan, Matteo Lentini, Giovanni Triassi, Davide Rapisarda, Maroa Darid, Viola Corbino, Lorenzo Martello, Alessandro Rizzo, Samuel Rossano, Moreno Terrazzino, Alessandro Castaldo, Salvatore Contino, Emma Catalano, Lopresti Bruna, Giulia Montante, Roberta Abate, Federico Esposito Pillitteri e Marta Lopresti. Ha vinto la finale per il primo e secondo posto contro l'Istituto Comprensivo Anna Frank, sempre di Agrigento, con il punteggio di 58-38. La manifestazione organizzata dal Panatron di Agrigento e dalla Real Basket si è svolta al Palasport Pippo Nicosia e ha visto la partecipazione in veste di spettatori di numerosi alunni e docenti dei due istituti. Ancora grazie a Cristian Maier, buona Pasqua. E adesso pubblicità e poi torniamo di nuovo a parlare di calcio con la seconda categoria, perché abbiamo altri ospiti che giustamente dobbiamo festeggiare. Dal 2016.
disponendo di una vasta conoscenza nel settore ambientale, di mezzi idonei e di personale altamente formato e qualificato, atto a gestire rifiuti speciali come olio, batteria e ombre sauste, Lindgren si rivolge al privato e al pubblico, al piccolo ristoratore e alla grande azienda alimentare. Il progetto che più ci sta a cuore è quello in collaborazione con i comuni siciliani. Da anni ormai attiviamo infatti servizi di raccolta delle batterie al piombo e degli oli vegetali esausti, situando su tutto il territorio urbano del comune appositi centri di raccolta. Allora, riprendiamo con questa lunga pagina di calcio che ci porterà anche a vedere naturalmente la Serie D con il Licata, ma prima una notizia che è anche molto curiosa. Ieri c'è stata una grande sorpresa al Palasport di Marsala per la sfida salvezza, terminata purtroppo con la sconfitta della SEAP Marsala 3-2 contro il Pallavolo Montale, che ha compromesso forse anche definitivamente la corsa verso la salvezza in A2. Sugli spalti era presente Amadeus che ha incontrato prima la squadra proprio della SEAP Sigel Marsala e poi assieme alla redazione dei soliti ignoti si è messa a caccia del cast della prossima trasmissione proprio tra il pubblico presente al Palasport di Marsala. Abbiamo anche la foto proprio che ritrae Amadeus al Palasport di Marsala. Allora, dicevamo, torniamo alla seconda categoria perché c'è un'altra squadra vicina ad Agrigento che ha festeggiato la promozione, ne abbiamo già anticipato col presidente e il team manager dell'Aragona, e cioè il Serra di Falco, che è rappresentato dal direttore sportivo Diego Venti. Intanto complimenti. Grazie. Per questa promozione. Rino aveva già detto che soltanto per la seconda categoria c'è stata questa possibilità della doppia promozione. Intanto che emozione si prova a vincere un campionato così, che non era facile? Soprattutto per noi, perché noi venivamo da una vittoria dell'anno precedente in terza categoria con record di tutte vittorie, ma come neopromossa non potevamo ambire a risultati che poi sono stati quelli registrati quest'anno. Invece il nostro obiettivo era quello intanto di poter ritornare a giocare nel nostro stadio a Serra di Falco dopo anni di assenza, perché abbiamo avuto dei problemi sul terreno di gioco, sull'omologazione, e di conseguenza grazie all'amministrazione comunale che ha voluto fortemente, grazie al sindaco in prima persona a Burgio, di tornare a far vivere e rivivere lo sport ai nostri concittadini a Serra di Falco, siamo ritornati a giocare dentro. E onestamente è stato un successo che non ci aspettavamo neanche noi, perché all'inizio l'obiettivo era arrivare fra i primi cinque per cercare di entrare nei play-off. Onestamente l'emozione è grande perché vedere una tribuna strapiena, ma soprattutto di genitori con i ragazzini, perché questo è il messaggio che noi vogliamo trasmettere. Noi siamo una piccola realtà, non possiamo illuderci di parlare di professionismo, di Serie A. Bisogna essere persone ragionevoli. Il nostro obiettivo è cercare di valorizzare i giovani validi, se ce ne sono, e noi ne abbiamo, e la storia del Serra di Falco giovanile parla da sola, grazie al nostro presidente Caramanna, che è famoso credo in tutta la Sicilia per i successi giovanili e non solo giovanili raggiunti. L'obiettivo è quello di cercare di valorizzare i giovani e di mantenere una categoria degna del nostro paese e del nostro pubblico, che ci invidia chiunque, perché sono ragazzi che ci seguono dovunque, non guardano la categoria, è veramente un amore viscerale per il proprio paese e per la squadra, e quindi lei può immaginare cosa significa vivere una gioia del genere quando è inaspettata. Marino. Sì, tra l'altro la piazza Serra di Falco, cioè, io la conosco da tanto tempo, io ricordo quando l'attuale sindaco era presidente, quindi gli spalti pieni, i derby del Vallone con Campofranco, con Sutera, sì, esatto. Anche se sono piccole realtà, con tutti. Quindi adesso dico, si ritorna, Covid nel mezzo, eccetera, eccetera, si ritorna con una prospettiva che è giusto che il direttore dica, o che tutti dite quando venite qua che vincete i campionati o siete promossi, dite piedi per terra, eccetera. Però, direttore, non c'è
un minimo, una minima percentuale dove si dice il prossimo anno voglio andare ancora avanti? Allora, noi saremmo onestamente degli ipocriti e falsi a dire che vogliamo restare in prima categoria, però dobbiamo anche cercare di vedere qual è la realtà. C'è un problema che questa volta vale la pena però viverlo, che è quello che noi un altro anno saremmo di nuovo costretti a stare lontani. Però ne vale la pena perché finalmente c'è un progetto approvato e che aspetta solo la fine dei campionati anche giovanili nostri per iniziare i lavori. Porterà uno stadio degno di essere chiamato stadio, con l'erba sintetica, con spogliatoi a norma, con tribune decenti, eccetera. E questo, immaginate cosa possa significare per un genitore che ha un bambino che vuole giocare e finalmente potrà iniziare a giocare in un campo del genere. Quindi un altro anno i sacrifici saranno ancora doppi, come quelli di quest'anno, perché noi dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini, gente che ci ha dato un contributo anche a titolo personale, non solo sponsor, gente che ci è stata vicina in tutto e per tutto. Non vorrei fare, perché poi dimentico, però ringrazio tutta la dirigenza, tutta, i collaboratori, ringrazio lo staff tecnico, i giovani e i calciatori che sono poi quelli che realmente in campo ti fanno vincere. Certo, questo è l'obiettivo, chiaro. È crescere. Però è chiaro che l'handicap dell'assenza di un impianto sportivo proprio, quello un po' frena anche nostro, le un nostro argomento questo che trattiamo. Tra l'altro noi abbiamo visto l'esempio, perché a noi vicino, quello del Canicattino, che quest'anno gioca un campionato quasi professionistico, cioè la Serie D, è costretto a girovagare un po' non, per la provincia agrigentina, ma non solo, perché la partita col Catania per esempio è stata giocata a Caltanissetta. Insomma, i problemi non mancano. Volevi aggiungere qualche altra cosa? Sull'impiantistica, dico, questo progetto che diceva il direttore dello stadio, io ricordo che vado a memoria almeno 7-8 anni che è iniziato, come si dice, la prima l'iter. Noi sappiamo che dalle nostre parti ci sono sempre tempi biblici per funziona così. Sera di Falco, dei numeri. Intanto sicuramente, dico, la partita che vi ha dato più di cui stiamo mandando le immagini, la partita che vi ha dato più gioia, più speranza, anche quando avete battuto l'imbattibile Aragona. L'unica sconfitta dell'Aragona capolista è stata proprio con voi. Lì è stata una gara dove ce la possiamo fare arrivare primi. Allora, ce la possiamo fare arrivare primi, dico con molta sincerità, non l'abbiamo pensato. Era solo un motivo, come si suol dire, di orgoglio di confrontarsi con la prima della classe, a cui vanno tutti i più sinceri complimenti, perché ha meritato di vincere il campionato, perché ha una società e delle persone per bene dentro, e non lo dico per plagieria, perché abbiamo dimostrato sia all'andata che al ritorno cosa significa fare calcio e calcio vero, giocando con grandissima civiltà, amicizia e rispetto. Poi dentro il campo è normale, si gioca a calcio, non facciamo danza classica, però devo dire che quella vittoria ci ha dato un grande orgoglio. Questo è un aspetto, il cosiddetto terzo tempo, no? Tra virgolette. Io credo che questo sia il più bel complimento che si possa fare a questo sport, perché poi alla fine, anche ieri abbiamo visto, no? Tra Acrega e Senna, sono abbracciati, straordinario, perché anche tra le tifoserie, no? Si sa cosa ci si aspettava. Invece, prima, durante e dopo. Questo è un messaggio. E questo è il messaggio che dobbiamo far sempre passare. Alla fine si vince, si perde, ma l'importante è divertirsi. E lo sport è questo. Non tutti possono vincere, non tutti possono perdere. E trasmetterlo, come diceva il direttore, ai ragazzi, ai giovani. E questo è sicuramente un dato di fatto. Volevo aggiungere proprio questo sui giovani. Calcolate che noi come squadra abbiamo fatto giocare quasi tutte le partite 3-4 under titolari, di cui uno del 2007. Significa che questo è l'obiettivo principale per una realtà piccolina come la nostra. Certo, questo è chiaro. Perché certo. Domani che uno di questi ragazzini viene visto da qualche società professionisti, ma secondo me è il merito più bello che una società si possa prendere. Grazie allo staff tecnico, al mister Giordano, che è uno di quelli che sui giovani punta tantissimo. Senti, noi dobbiamo un po' stringere perché abbiamo ancora tantissime cose da parlare, e voi volevi fare qualche domanda? Voglio fare complimenti innanzitutto, non posso che essere felice perché noi siamo gemellati con Serra di Falco, quindi Agragas e Serra di Falco. Io auguro all'Agragas di rivederla dove merita di stare. Vediamo se
parecchi tifosi del Serra di Falco, giorno 16 aprile. Io credo che ci sarà sicuramente quella che si spera sia la festa promozione per il ritorno dell'Agragas in una categoria più consona. Chiaramente dopo tre stagioni di Lega Pro, che non è che l'Agragas li ha fatti 100 anni fa, li ha fatti appena qualche anno fa. Grazie a Diego Vendi, al direttore sportivo del Serra di Falco. Per chiudere con i campionati minori, prima della pubblicità, Rino, e poi concentrarci sull'Agragas, cosa è successo in prima categoria? Se abbiamo già definitivi, non sono risultati già politici, ma sono già ormai siamo alla fine. Già l'avevamo definitivi già la scorsa settimana con l'Empedoclina, che si permette il lusso di perdere l'ultima gara a Niscemi per 3-2. Credo che avere la pancia piena ha fatto la differenza. Le dirette inseguitrici, ma ormai c'era ben poco da inseguire. Il Real Sultano vince l'anticipo a San Cataldo con la Master Pro, e la Don Bosco Mussomeli, altra positiva sorpresa del campionato di prima categoria. Sono tutte squadre che possibilmente incontrerete il prossimo anno. Vince Aenna contro il Sant'Anna. Alla fine al Real Sultano, attenzione che parliamo di numeri, sarebbe bastato un punto in più per non fare i playoff, quindi si trova però a doverli fare con la Sommatinese e poi la Polisportiva Nicosia col Mussomeli. Retrocede il Campobello con 17 punti, a parità di punti con il Branciforti, che dovrà guadagnarsi, diciamo, la... Non credo che retroceda, dobbiamo fare lo spareggio. Forse c'è, sì, poi sta a vedere lì, perché il regolamento, ecco, come è cambiato quest'anno. Comunque al momento c'è Branciforti e Campobello a 17 punti, e probabilmente chi vincerà andrà a incontrare il Riesi per l'ulteriore turno per rimanere in prima categoria. Promozione in Viaggio, come è andata a finire? Promozione tutto, diciamo, come previsto, come promossa. Sì, praticamente il Gemini ha anticipato, ma già aveva raggiunto la salvezza domenica prima con pareggiato 2-2 a Carini. La Folgore Castelvetrano, vincendo 1-0 a Partenico, è stata promossa in eccellenza, bastava questa vittoria e l'ha ottenuta. Il Camarat a Valanca con l'Iccarenze 6-1 e il Fulgatore vince 5-1 con il Petrosino. Folgore promosso in eccellenza, Fulgatore incontra il San Vito Locapo per i playoff. E il Camarat incontrerà la prima in casa con l'Accademia Trapani. Il Marsala ha già retrocesso e aspettiamo la data per vedere se il Casteltermini mantiene la categoria per il playoff, per il play-out con il Petrosino. Sarebbe bastata una vittoria in più al Casteltermini e quest'ora parleremo di salvezza. Per chiudere proprio con la terza categoria, mi sembra che siamo terza anche categoria lì, siamo lì, citiamo solo con un flash il girone Caltanissetta Grigento chiuso con la vittoria del Campofranco. I playoff saranno Bonpensiere Caltanissetta, anche lì al Bonpensiere sarebbe bastato un punto per non fare la prima gara di playoff, mentre il Campobello incontrerà la Mogela. Nell'altro girone continua senza sosta, mancano ancora 5 partite, il Burgio vince col Real Monte e mantiene la scia del Ribera, entrambe vittoriose 4-0, il Ribera con il Real Canicattì. Sono 6 punti che distanziano il Ribera dal Burgio, mancano 15 punti ancora a disposizione. Nel calcio può succedere di tutto. Va bene, allora ancora grazie a Diego Vendi, direttore sportivo della Serra di Falco, e auguri a tutta la città di Serra di Falco per questa promozione. Adesso c'è la pubblicità, poi, prima di affrontare il discorso Agragas, ci vediamo quello che siamo riusciti a ricavare questi ultimi minuti finali con la gioia, con l'esplosione della Curva Sud, che naturalmente sogna a questo punto la Serie D. E poi ne parleremo. Sogni di lavorare nel mondo della scuola? Progetta con noi il tuo futuro. Con noi avrai certificazione linguistica e informatica e tutti i corsi che servono per incrementare il punteggio in graduatoria. Chiamaci! Mezzi cattolici e mezzi musulmani. Yeah.
Allora, siamo alla vicenda Acragas. Come abbiamo anticipato, abbiamo visto già le immagini della festa che la Curva Sud ha tributato alla squadra. Subito Marta, perché lei è dentro l'Acragas, rappresenta Padrona di l'Acragas. casa. Quindi diciamo che all'interno dello spogliatoio, ieri, quando è finita la partita, è chiaro, bisogna andare sempre Piano, con i certo, con i piedi di piombo, piedi di sì. piombo, però dopo questa vittoria l'Acragas possiamo dire che con un piede e mezzo in È più avvantaggiata dell'Enna, diciamo che ecco. su 6 punti ancora disponibili, al gigante bastano 4 punti. 4 punti. Diciamo che ieri è stata un'emozione enorme, ancora pensandoci mi viene la pelle d'oca, sono anche senza voce perché ho gridato tantissimo. Si Siamo, sentiva, si si sentiva. sente Qualche che esito sicuramente all'arbitro l'avrà detto qualche. pure. No, vabbè, diciamo che non ci lamentiamo per Beh, l'arbitraggio di l'esclusione ieri. secondo me è un po' È esagerata, un. dai. Io Mi è non sembrata un po' vedo. È esagerata, stata un ma non. po' sì, però poi comunque abbiamo pareggiato, tra virgolette, perché sono espulso. Vabbè, ma l'Agregas ha giocato quasi mezz'ora e Sì, sono arrivati abbiamo. a 9. Sì, L'ingenuità assolutamente dell'esperiente sì. Garuffo. Sì, però mi è sembrato un giallo troppo Troppo esagerato. Dai, esagerato, sì. di quegli scontri ne Sì, avvengono ne avvengono tanti. No, ma non Se ogni è. scontro di questo dovessi, tu Allora, devi dare devi il dare il giallo. giallo. No, non è che è stato un fallo cattivo uno no, scontro, no. è stato un Tra l'altro, non fallo era nemmeno per una. dare modo alla panchina di soccorrere un giocatore dell'Acragas che era a terra in Vabbè, aria e dai, l'arbitro diciamo che non l'arbitro ha fischiava. superato a stento la prova di di Insomma, questo venendo match. dalla Puglia, un qualcosa Però l'aveva lasciata, l'unica no? cosa che voglio sottolineare, no? Abbiamo detto che la partita è stata all'insegna del fair play, sia in campo sia sugli Assolutamente spalti, sì. soprattutto. Forse una voce fuori del coro è stato il tecnico strano dell'Enna, che evidentemente ha visto un'altra partita. Io ho Visto. visto le sue, ho sentito le sue dichiarazioni, mi sono sembrate, Non avrei voluto parlare di questo, cioè, ma fuori sì, luogo, ma ma sì. Beh, come il se avesse mister. visto un'altra partita. Un'altra partita. L'Enna non ha mai tirato in Non porta in importa. 95 E l'Enna minuti. non ha Cioè, preso un il tiro. portiere dell'Acragas non Non ha ha mai preso un toccato tiro. la Non ha sfera mai toccato. Io non voglio, per carità, posso un po' tradurre quello che ha voluto dire strano, che mi consente una battuta, insomma, forse il cognome lo aiuta a vedere. Infatti Vabbè, i scherziamo commenti. così. Cioè, io ho visto questa partita, un Acragas che ha avuto la bravura, perché il gol è stato Bellissimo. bellissimo, come è Sì. costruito Sembrava e semplice, ma non lo come è. è stato realizzato, però ha avuto la fortuna l'Acragas di segnare subito. Esatto, E il quinto poi minuto. per 93 minuti, perché in tutto la partita è durata 98-100 90, minuti circa, 95 minuti, 95 minuti, l'Enna ha mantenuto sempre il possesso palla, Come era giusto, perché però non è comunque era la stata squadra che mai, doveva ma ci recuperare. mancherebbe, non è stata mai pericolosa, anzi, un'altra occasione, l'unica della gara, un'occasione pericolosa, è stata Samenzin, sulla quella. testa di Semenzin, che lì si fa Beh, lì gol, qualcuno giusto? Lì si fa già aveva gol. gridato gol, No, perché sembrava più facile diciamo che da certe segnare prospettive magari sì. sembrava più facile segnare che sbagliare. Sbagliare. L'Enna ha Evidentemente fatto, l'ha cioè, preso con la entrambe le parte alta della squadre testa. hanno fatto la propria partita in base al vantaggio dell'Acragas. L'Acragas non aveva quell'esigenza poi Certo, è di chiaro, andare a d'altronde ha avuto costruire, il ma merito aspettava e ripartiva. Senti, vogliamo sentire cosa ha detto proprio il tecnico biancazzurro, sempre molto equilibrato, ad essere sincero. È Vediamo cosa ha chiaro. detto Terranova, poi sentiremo una dichiarazione breve sia di Capitan Cipolla, che ieri è stato anche stoico, no? È rimasto in campo malgrado l'infortunio. Avevano già chiamato la Puntura sostituzione, rapida, sì, lui si alza e dice: come state calmi. come tutti i Tra l'altro capitani, no? è Dura a stato premiato morire. State anche. calmi, io non esco di E qua, poi l'autore del quindi. gol, Mansur, che ha segnato dopo 5 minuti, dove ti ho detto sembrava facile, ma non è Ma non stato è un gol stato. facile. E vediamo pure il gol che ha deciso Acragas-Enna. L'Acragas è cominciato subito forte, abbiamo trovato il gol del vantaggio e poi su quello abbiamo costruito l'andamento della gara. Affrontavamo l'avversario il più difficile, il più forte fino a oggi, nel senso che era la squadra imbattuta, quindi forse in Italia poche squadre sono rimaste ancora imbattute. Siamo riusciti a incanalare la gara nel verso che volevamo noi. E tutto sommato, al secondo tempo abbiamo sofferto solo un po' di palleggio dagli avversari, ma non ho visto situazioni pulite o occasioni da gol. Quindi, ricordando alla squadra prima della partita la gara di andata, ho detto: impariamo dagli avversari che l'andata hanno sofferto per 60 minuti il nostro possesso palla e poi sono stati cinici e hanno vinto pure la gara. Quindi da lì
abbiamo costruito la gara di oggi. Abbiamo vinto tutti, in primis il pubblico. Devo fare complimenti, ma per loro è un'abitudine, perché l'Agra si è abituata a queste partite, forse perché la vede da lontano. Non, io immaginavo questa atmosfera, no? E speravo in cuor mio di dare una grande gioia assieme ai ragazzi a questi splendidi tifosi. L'approccio alla partita penso che sia stato determinante, perché noi l'abbiamo approcciata nella maniera giusta, con la giusta concentrazione, con la spinta del nostro pubblico che ci ha dato sicuramente una grandissima mano. E questa squadra ha dimostrato di avere gli attributi. Sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa soprattutto non fare. Abbiamo lavorato da agosto fino ad adesso e dobbiamo prendere i frutti, ma alla fine. Ora ci godiamo questa grandissima vittoria, questa importantissima vittoria, ma con la testa pensiamo già alla prossima fuori casa. Allora, siamo di nuovo in studio. Marta, dicevamo, il presidente, che poi non è presidente, è sbagliato, è il proprietario, proprietario dell'Acregas, Deli. Qual è stata la sua prima sensazione? Perché l'abbiamo visto anche correre sotto la curva. Sì, assolutamente, siamo scesi tutti, anche se ci siamo abbracciati, è stato proprio le lacrime, bellissimo. Il presidente è felicissimo, perché dopo il periodo buio, no? Diciamo che c'eravamo un po' preoccupati quando abbiamo perso a Marineo, alcuni di noi hanno pensato... Beh, lì un po' il terreno stava lì, per il terreno, frenare. Sì, per fortuna poi Lenna ha pareggiato e quindi abbiamo recuperato. Poi di nuovo questo distacco di punti che comunque era minimo, adesso siamo capolista, quindi... Abbiamo un piede in Serie D, speriamo cos'è bene. Cosa che ha detto ai giocatori? Di rimanere calmi, tranquilli? Sì. Poi ieri comunque abbiamo festeggiato tutti insieme, perché ci stava. Tra l'altro niente riposo, perché oggi subito oggi allenamento. Si stanno allenando, per questo non abbiamo... Si gioca sabato, dato che poi domenica è Pasqua. Sì, quindi... Sabato santo. Rino, abbiamo ancora un po' di gol da vedere, perché anche la Profavara ha vinto e si avvicina sempre più a questi playoff. Mentre vediamo i gol di Profavara, Nuova Città di Gela, Profavara non fa sconti a nessuno e sino alla fine, pur essendo certa del terzo posto, fa le sue partite. Quindi con le immagini che ci arrivano proprio ringraziamo la società Profavara. Gli altri risultati, diciamo, in eccellenza sono stati quasi quelli che ci si aspettava. Certo, Acregas Enna ha focalizzato... Ho visto un 3-4 che mi ha... È stato un 3-4 del Castellammare che vince a Mazara. Certo, adesso a fine campionato tutti magari facciamo degli strani pensieri, però no, 4-3... Lungi da me fare strani, però dico, è un po' sorprendente. Il 4-3 ci sta, il Castellammare con questa vittoria si mantiene 3 punti fuori dai play-out, quindi è stata una vittoria salutare, mentre ormai la Mazzarese, ecco, forse ha mollato un po', certa ormai di disputare i play-off, quindi ha 6 punti di vantaggio dallo Sciacca. Lo Sciacca che con la vittoria di ieri, con l'altra squadra, il Mazara, ha matematicamente raggiunto la salvezza, che guardando i numeri della classifica non è semplice, perché a parte la Parmonval che è retrocessa con 8 punti e diamo sempre merito ai ragazzi di Corrado Mutolo, poi abbiamo al momento dei play-out che sarebbero Leonfortese, Città di Gela e Oratorio San Ciro e Giorgio e Cus Palermo. Ricordiamoci, mancano ancora 2 partite, quindi 6 punti, può ancora essere stravolta la classifica. Anche perché noi dobbiamo già pensare alla prossima dell'Acregas, perché si giocherà a Misilmeri contro una squadra non facile da affrontare, anche se l'Acregas quest'anno già ha vinto. Abbiamo vinto già tre volte. Coppa Italia e una con l'andata. Il Misilmeri che è andato ieri a pareggiare con un'altra pericolante, quindi l'Oratorio San Ciro e Giorgio, che con questo punto ha ancora speranza di salvezza diretta. Possono e devono fare punti. Il Resultana San Lorenzo, ricordiamo, l'ultima partita viene ad Agrigento, potrebbe essere, noi usiamo sempre il condizionale, certo, noi, è giusto, noi usiamo il condizionale, certo, l'Acregas fa i dovuti scongiuri, possono essere ancora risucchiate in zona playout il Castellammare, il Casteldaccia, la Nissa che ieri è stata sconfitta in casa dalla Leonfortese e la stessa Resultana San Lorenzo e la Leonfortese, mentre in alto usiamo sempre questi condizionali, o Acregas o Enna
una delle due vincerà il campionato, l'altra è già matematicamente seconda. La Profavara arriva già terza, non può essere raggiunta dal Misimmeri, né tantomeno dalla Mazzarese. Quindi al momento l'Acragas sarebbe promossa in Serie D e gli scontri Profavara. Enna Mazzarese e Profavara Misimmeri. Ok, tra l'altro l'Enna mi sembra che domenica ha l'impegno più agevole, visto che gioca con la Parmon. L'Enna con la Parmon vale, e poi con Profavara. E poi a Favara. Una squadra comunque, la Profavara, che non ha più nulla da chiedere, almeno in questo momento alla stagione. Però la Profavara, però l'ho vista spesso, la vediamo spesso, gioca sempre in casa, e non fa sconti bene a nessuno. Gli ultimi numeri sono per i marcatori, lo Sciacca si può al momento gloriare, ecco, del capocannoniere Domenico Mistretta con 16 gol, poi il Casteldaccia, ecco, sono squadre che non sono ai primissimi posti della classifica. Quello dimostra che giocano un po' tutti per la punta. Giocano no? tutti è per un po' così, cioè, funziona. Poi c'è così. Salvatore Cocimano, che ieri è andato a secco per la gioia dell'Acragas con 14 gol, poi il Misilmeri a Vincenzo Manfred. Combattutissima anche il girone B, dove la Nuova Igea capolista vince con l'Innebros 4-2 e mantiene il primo posto della classifica, vince il Siracusa e rimane a un punto, stecca il Taormina che pareggia in casa e con una vittoria era ancora lì a giocarsi anche la vittoria. Adesso i tre punti con due giornate, insomma, la Nuova Igea a 180 minuti alla fine, una tra Nuova Igea e Siracusa è di troppo. La Nuova Igea può fare il l'accoppiata campionato con voi interisti di triplete, non lo so come si dice, il duplete. A proposito dell'Inter, abbiamo le immagini Inter-Fiorentina. A proposito dell'Inter, non c'entra niente. Cambia discorso. Sono stati invece due agrigentini, oriundi agrigentini, che tra l'altro abbiamo visti assieme giocare nella nazionale azzurra di Mancini contro Malta, e ci riferiamo Matteo Retegui, che come ben sapete ormai è oriundo di Canicattì, il nonno era canicattinese, tra l'altro il sindaco Vincenzo Corbo ha offerto la cittadinanza onoraria proprio a Matteo Retegui, che forse quest'estate lo vedremo proprio a Canicattì. Ebbene, l'attaccante del Tigre, perché lui gioca nel Tigre, nel campionato massimo argentino, è stato il protagonista della vittoria 2-1 contro l'Anus, tra l'altro ha fatto espellere pure il suo difensore, e la notizia a proposito di Inter è che Retegui è quasi nell'azzurro, la dirigenza nell'azzurra se lo ha assicurato per 18 milioni di euro. Poverino. Ma c'è un altro agrigentino, stavolta Grifo. Di Naro, che è Vincenzo Grifo, che è stato protagonista nella Bundesliga con il suo Friburgo, momentaneo vantaggio, perché poi l'Hertha Berlino ha pareggiato, comunque ha portato in vantaggio il Friburgo al 52esimo, ha segnato la rete numero 13, 6 centri su calcio di rigore. E sappiamo che la nazionale cerca bomber, quindi 13 reti in Bundesliga, insomma, dimostrano qualche cosa. Allora, pubblicità, adesso, subito dopo la pubblicità, parleremo di cose buone. Non vi anticipo niente. Ma assolutamente, siamo una continua sorpresa. Allora, ultima parte, come vi avevo anticipato, si parla di cibo, ma si parla del cibo in italiano, no? La pizza. Siamo qui con Giorgio Sorce, che è della famiglia Sitari, che è arrivato, adesso gli chiederò se ha smaltito il jet lag, perché è arrivato da Las Vegas, dove per il secondo anno consecutivo Sitari è stata protagonista, no? In questo campionato mondiale della pizza. Anche se l'anno scorso siete arrivati terzi, se l'anno non erro. L'anno scorso abbiamo il terzo. Quest'anno invece avete partecipato sotto un'altra bandiera, no? Allora, quest'anno siamo stati con delle aziende che utilizziamo nella nostra attività, tra cui il pomodoro e la farina, quindi la materia prima, e abbiamo fatto le pizze per gli ospiti che sono stati presenti nella fiera, e in più abbiamo anche assistito al campionato, che è stato protagonista un ragazzo dell'America, quindi di New York mi sembra, che ha vinto la competizione. Per il prossimo anno
speriamo di essere di nuovo presenti lì a Pizza Expo. È stata una bellissima esperienza. Anche perché mi sembra che sia la manifestazione più importante a livello mondiale. Sì, al massimo mondiale, sì, è molto importante. Come vedi, parliamo di competizione ugualmente, caro Rito. Sì. Però è una competizione più buona, diciamo. No, io infatti sto capendo come ci si iscrive a fare quello che dice poi se è buona o non è buona la pizza. Vabbè, c'è una giuria qualificata. No, lì, qua dico, non ad Agrigento. Qui non, poi gli faremo fare la pizza qui. Anche perché molte veniamo qua presenti, portiamo il forno e così, facciamo le loro pizze. Sono così. No, ma si può fare. Che vive per la pizza, quindi... No, niente, quindi l'anno scorso abbiamo fatto il terzo posto, quindi sì, già è stato un traguardo importantissimo. Tuo fratello e tuo cugino. Mio fratello e mio cugino Giorgio. Quest'anno è toccato a me a rappresentare Sitari a Las Vegas. È stata una bella soddisfazione. Tra l'altro ho portato anche come, diciamo, pizza particolare del territorio il Cugiruni Cavarese, quindi dell'Agrigentino, sì. Dove ha avuto un buon riscontro. E mentre eravamo lì è arrivata anche la notizia che Agrigento è diventata capitale della cultura 2025, quindi la pizza è pure cultura, quindi abbiamo fatto un bel abbinamento. Tra l'altro eravamo anche unici dalla provincia e anche dalla Sicilia presenti lì nello stand, quindi in tutta la fiera. È stata una bella esperienza, una bella emozione. Rino? Sì, no, io volevo agganciarmi, ecco, perché... Intanto presentiamo pure che lei è la sua ragazza, che lo sopporta. Mi sopporta. A mangiare pizza. No, si dice lo supporta, con la U si dice. Sopporta e supporta, dai. Tra l'altro è interista come io te. Io sono Gloria Marotta. Questo mi fa piacere, che è interista la ragazza me. Del pizzaiolo. lo cioè, supporto. Lei credo che lo supporta, non si è andata però in America. No. Ti immagini si chiamava Margherita, no? Vabbè, okay. Ha fatto la battuta, ha fatto sentita, la battuta. L'avete sentita chissà quante volte. Vabbè, gliel'ho pure dedicato una pizza a Gloria, quindi... Beh, dimostrazione d'amore. Cosa vuoi più? Manca solo adesso... Intanto è gelosa della pizza perché dedico un po' di tempo per la sì, pizza. Perché lui è un maestro davvero, io l'ho visto lavorare più volte, cioè lui con la pasta bianca... Vabbè, siamo un tutt'uno con tutta la famiglia. Ci sono tanti sportivi che fanno le promesse, diciamo, le richieste di matrimonio in un modo stravagante, eccetera. Forse con la pizza. Questa chissà, mentre le pizze che volano all'aria, mi vuoi sposare? Potrebbe essere, una. Un anello a forma di pizza. Dentro la burrata mettiamo. Ecco la burrata. Una nella forma di pizza, non capricciosa però, una pizza più tranquilla. Di sicuro, dico, anche se non si chiama Margherita, non è capricciosa. Dai. No, su questo no. Dopodiché prometto che non ne faccio più figuracce. Pizzica, io volevo riallacciarmi alla pizza come elemento principe in Italia, insieme agli spaghetti, perché sono questi due cibi che ci fanno conoscere nel mondo, perché la bontà è quella. Io mi sono trovato per un altro progetto, a parlare ai ragazzi di determinate scuole di sana alimentazione e sport, quindi la pizza, gli ingredienti, anche per gli sportivi, penso che sia un elemento non da non mangiare, la pizza, però quella fatta bene, quella buona, eccetera, è sicuramente un elemento fondamentale, certo, anche per gli sportivi. Sembra un alimento come la pasta, come gli altri, sono anche carboidrati, quindi energia per il corpo, quindi facendo un'ottima lievitazione, abbinando ottimi ingredienti, puoi anche introdurla nella dieta alimentare come pasto della settimana. Sì, perché è un pasto completo, c'è la mozzarella, sì, che comunque proteine, puoi mettere le verdure, quindi alla fine. Poi noi, molto esperta anche la nostra Marta. Poi il nostro impasto è abbastanza idratato, quindi contiene un'alta percentuale di acqua, quindi può abbassare anche il contenuto della farina, e anche a livello calorico risulta, diciamo, meno pesante. Tra l'altro è un incrocio di grani, mi pare, no? Sì, utilizziamo sia di farine siciliane che con grano duri e anche farine del nostro mulino che utilizziamo. Altro che mangiare insetti come vorrebbe l'Unione Europea. No, farina di grillo. Assolutamente. No, sai perché, Gaetano, sono contento di questa risposta, perché stasera faccio vedere la trasmissione a casa, come la vediamo ogni lunedì, che io mangerei la pizza ogni sera, ogni giorno, eccetera. Da casa, sempre le solite cose delle mogli, le figlie, perché... Allora, la pizza ogni sera, dico magari non ogni sera, ma... Tu se vieni al nostro locale tutti siamo magri, cioè io sono
posso dire che sono magro, quindi e mangio ogni giorno pizza, quindi la nostra pizza non fa ingrassare, ecco, dove, ma ti mantiene in linea. Dove vengo a vedere? Al Villaggio Mosè. Al Villaggio Mosè. Non l'abbiamo ancora detto. Al Villaggio Mosè, via Leonardo Sciascia, pizzeria Sitare. È conosciuto. È una cosa che volevo puntualizzare. Volevo puntualizzare che in America ho notato, soprattutto tra New York e Las Vegas, ho fatto questi due scali, che il palato degli americani si sta evolvendo, non è più come molti anni fa, quindi hanno iniziato di nuovo a capire, cioè stanno capendo la qualità del prodotto, delle pizze, e sono molto aggiornate su questo. Cioè, con i fast food, diciamo, in America un po'. Beh, lì col cibo spazzatura sono un po' abituati. Sono amante della pizza con l'ananas e prosciutto, ecco. Però. Come si chiama? La hawaiana, tropicana. Sì, hai qualche altra domanda da fare? Ma voglio dirti che noi presto verremo a cena lì, Pagarino o Gaetano. Vabbè, se l'Inter vince lo scudetto, paga Gaetano. Ah, ok. E quindi non pagherò sicuramente, perché l'Inter lo scudetto non lo può vincere. Io non voglio prendere questo discorso, è stato lui. Basta. Vabbè. Allora, me l'ha detto però lui, Rino. La curiosità a Gloria è: com'è la pizza Gloria? Allora, intanto non è più nel menù, però l'hanno tolto perché era estiva, quindi cambia. Vabbè, l'estate sta però alle porte, esatto. No? Sì, quindi bisogna riproporla. Però era buonissimo, era solare, era molto buona. Gli ingredienti? Gli ingredienti li dici tu che... Era abbiamo del fior di latte, sì, ce l'ha. Abbiamo il fior di latte, poi abbiamo dei tipi di pomodoro, giallo e rosso, sono dei datterini, poi un pezzo di basilico e una burrata al centro. È una pizza estiva, quindi la troviamo da periodo da giugno, maggio fino a settembre. Sai, io ho due saluti da fare. Uno è il nonno Giorgio, perché lui è un nonno, la mascotte, che è qualcosa di spettacolare, no? Lui ancora ha più di 80 anni. 85 anni farà quest'anno. Sì, ma siamo artigiani dal 1990 noi con la pizzeria, quindi parte da mio ma nonno, nonno i genitori. Ma il nonno è qualcosa, nulla a che vedere con lui. Cioè, mangiare sempre pizza vuol dire che... E poi chiaramente salutiamo anche Lino Sorcio, perché Lino è diciamo quello che ti apre la pista. Volevo dire pure che ci sarà una prossima apertura. Questa, cosa quindi, sono i giudici? Non dirò dove, ma... A Lampedusa, se non erro. No, Lampedusa no, Lampedusa abbiamo delle case vacanze. Se non lo vuole dire, non vabbè, diciamo. Vabbè, a sorpresa. C'è questa notizia, però... Poi sarà tua, l'esclusiva sarà tua. Ce lo dirai. Va bene, grazie a Giorgio e mi raccomando... Essendo Agrigento capitale della cultura, il prossimo anno a Las Vegas dovrete andare di nuovo con la bandiera vostra. No? Ci saremo. Tanto io da Nisseno intanto mi tocca andare a Villaggio Mosè. Villaggio Mosè. Va bene, allora chiudiamo qui. Prima della sigla, Rino, ti do 30 secondi per la Serie D di calcio, perché Licata ieri ha vinto con la San Cataldese uno scontro diretto e a questo punto Licata è dentro i playoff, mentre il Trapani è fuori. Il Licata è dentro ai playoff con la vittoria per 2-0 con la San Cataldese, come hai detto. Accenniamo pure alla vittoria del Canicattì, non semplice, importante, con la Marillianese ultima in classifica. Il Catania ormai è andato nei lidi che contano. Stare, al momento ci sarebbe, sì, il Locri che ha 12 punti sulla Vibonese e sul Licata, quindi lì bisogna vedere il distacco dei 10 punti, eccetera. Il Trapani per un punto al momento è fuori. San Cataldese può stare tranquilla, però deve fare ancora qualche punto, con 41 che ne ha, l'ultima che fa i play-out è a 32. Il Canicattì deve ancora soffrire e deve soprattutto vincere. Al momento Cittanova e Marillianese sarebbero retrocesse in eccellenza, Ragusa, Acireale, Paternò e Real Aversa farebbero i play-out. Beh, in effetti per non retrocedere sono sempre queste squadre che devono, certo, che rischiano, quindi è un campionato molto molto difficile. Allora, io saluto Marta Passarello, ci vediamo dopo Pasqua, dopo perché Pasqua. Noi chiaramente lunedì prossimo, giorno di Pasquetta, non andremo in onda, si ferma. Quindi sabato c'è la Fortitudo, ricordiamo. E vabbè, ci andremo sicuramente. Il lunedì 17 aprile riprendiamo. Chissà. 17 è fortuna, non è una sfortuna. Speriamo di festeggiare l'Acragas, sì, con la promozione in Serie D. Festeggeremo. Tu hai già festeggiato il tuo Campofranco che è stato promosso. Sì.
Saluto. Continueremo ad avere chi ha vinto i campionati. Lei mi porterà la maglietta del numero uno dell'Agas, perché visto che io comunque il patron numero Deni uno, numero uno, no, è no, Deni è, le sai, è il portiere, no? Solitamente si diceva di solito il numero uno è il portiere. Va bene, comunque. E continueremo ma ad avere. Non penso che il proprietario, il presidente, vabbè, lo stesso Deni abbia una maglietta sua, non gioca, quindi continueremo ad avere ospiti chi nel frattempo ha vinto i campionati. Beh, certo, quindi questo, onoreremo. Salutiamo anche chiaramente la famiglia Sitari, quindi la famiglia Sorcia. Grazie, è stato un piacere. Saluto, grazie a Gloria e in bocca al lupo. Appuntamento, come detto, a lunedì 17 aprile. Buona Pasqua. Ciao, buonasera.